I fondi hanno permesso al Sud di dotarsi di un'infrastruttura buona, complessivamente, più che sufficiente per lo sviluppo economico che vediamo, ma da soli non possono fare granché, perché hanno bisogno che poi l'industria e altre attività economiche siano anche entrate in queste regioni. Questo sarà un budget importante, le risorse saranno più o meno uguali a quelle nel passato, ma è chiaro che visto che manca il contributo netto dell'Inghilterra, poi complessivamente l'Italia magari avrà un bilancio più mitigato, vuol dire che molte regioni devono magari contare su un po' meno di aiuti dall'Unione Europea. C'è soprattutto un problema di come vengono gestite queste risorse. Non c'è concorrenza tra le regioni o neanche tra i paesi per chi presenta il migliore progetto. Ed è questo un problema di fondo. La burocrazia prepara tutta una serie di progetti, ma sono solamente quelli che la burocrazia pensa siano più adatti per utilizzare i fondi a disposizione. Invece dovrebbe permettere un processo bottom-up in cui regioni, città o altre presentano progetti e poi un'istanza indipendente seleziona i migliori. Ultimamente, se si vuole combattere la povertà, si deve favorire un sviluppo economico durevole e questo si può fare solamente investendo anche nell'educazione, nell'innovazione, perché solamente così si può avere un'industria competitiva.